Era il 26 luglio del 2014 quando un'enorme bomba d'acqua a Suffano trasformò quello che normalmente era ed è ancora un rigagnolo d'acqua in un fossato, in un orribile mostro che portò terrore e devastazione nella piccola frazione delle Caminate. Decine di abitazioni invase dall'acqua, scantinati completamente sommersi e in alcuni casi anche acqua ai primi piani, come nelle case a ridosso del fossato e nei pressi del Ponticello, dove i residenti videro la morte con i loro occhi in una notte di terrore e panico, in cui a scorrere a pochi metri dalle loro case era un fiume in piena dal rumore assordante. E la mattina dopo le auto galleggiavano nel piazzale di casa come gusci di noci in una bacinella. Oggi, dopo infinite richieste, sopra luoghi e appelli dei residenti, si chiude per loro un capitolo doloroso della loro vita e per l'amministrazione comunale, allora appena insediata, una promessa mantenuta, fatta ancora con i piedi nel fango, proprio ai cittadini. Oggi si chiude simbolicamente un cerchio, dalle emergenze alla soluzione delle emergenze. Vengono oggi varate le travi del nuovo ponte, che andranno a sollevare di tanto la strada che passava sopra questo fosso, quello di Caminate, e che in passato ha destato molta preoccupazione. Quindi ancora qualche giorno e finalmente risolveremo questo problema. È stata realizzata la struttura in cemento armato e il tutto serve per avere un maggior deflusso di acqua. Questa struttura è stata realizzata appoggiando le travi su delle piastre e con bidirezionali, in modo tale che quando ci sono alcuni avvenimenti sismici, queste qui possono muoversi e non arrecare nessun danno. La carreggiata avrà due corsie di percorrenza, atte per il passaggio di mieti, trebbie e di camion che trasportano cereali, barbabietole o altro. Geometra, che caratteristiche tecniche hanno queste travi? In armatura precompressa, prodotto che per questi luci e per questi carichi bisogna avere questi tipi di travi, sennò avremmo delle travi alte 1,5 metri, 2 metri. Fatti in armatura lenta, con queste si risparmia in altezza e si ha una certificazione diversa del prodotto del calcestruzzo, più che mai, che è un calcestruzzo creato e provato giorno per giorno dentro la nostra fabbrica. Che tipologie di intervento state facendo? Abbiamo fatto la demolizione di quello esistente e poi tutto quello che necessita per rifare questo ponticello nuovo con le rampe d'accesso, che sono diverse da quelle naturalmente che c'erano prima. Quindi un ponte più performante rispetto a quello che c'era prima? Beh, certo, sicuramente, questo è sicuro. Consentirà, diciamo, di attraversarlo anche dei mezzi lunghi come un autotreno, un bilico, che prima invece non avevano questa possibilità.